bellica intrapresa dalla patria. Frasi che possano far trasparire la precaria condizione psicofisica in cui i soldati vivono, insomma, tutto ciò che possa far diffondere malcontento tra i familiari dei soldati o gettare cattiva luce sull'operato della patria. Come lei avrà ben capito, si tratta di un lavoro molto delicato. Caro Ciro Scianca, giunge voce qui che la brigata Catanzaro a cui lei appartiene è un'eccellenza d'esercito. Medaglia d'oro al valor militare. Le porgo i miei complimenti e ringrazio lei e i suoi compagni per il lavoro che state svolgendo per la nostra patria. Ho qui con me un mandarino, ha davvero un buon profumo. A me ricorda tanto le feste. Sarebbe bello poter suscitare anche in lei questa sensazione e magari farla sentire per un attimo a casa. Ho compiuto appena 19 anni, ma non sono ancora maritata. Ho un fratello, partito come lei per il fronte. Si chiama Dino e porta una sciarpa verde che gli ho fatto io. Le mani di una sciarpa della donna della patria. La guarda lei. Ah, lettera vostra, ma portatelo con paese mia, che l'ha preso pure io. Ma scusate la parola, ma sono giorni che tiene attacchi di dissenteria e hanno portato al paese. In questi giorni ci si stanchizza per notizie in dia, ma per alcun profumo in arosa, appena spunta di latte. Qui ci si tiene stretta la vita. Se sono arrivata a qualche vittoria, lo debbo ai miei compagni, che sono diventati la mia famiglia ormai. Comunque grazie, diciamo che lei per me sarà un'amica se ne va, che quella mi manca. Ina! Ecco, fa Giovanna! Non voglio nascondermi dietro un bugio di totale speranza per il futuro che ci attende. Voglio sputare in faccia al mondo ciò che penso! E ciò che penso è che forse il mondo non ci vuole! Sono sicura che capirete se vi chiedo di fare un po' più di attenzione quando mi scrivete. Non vorrei che la madre superiore, leggendo il vostro invito a passeggiare mano nella mano, possa farsi strane idee. Come sta? Sì, lo so. Che è successo? Ah, i cavalli di Frisia sono un torre di roccia. Margherita, io ti ci volevo portare nel mio mare. Con mia madre cucinare. Amore, qui, povero Cristo. Mimia, perché quella faccia? Sorridi. Sorridi. No. Guardateci negli occhi mentre ci sparate! Pronti a morire senza essere diventati adulti, ad essere uccisi dai loro stessi alleati perché si sono ammutinati, perché non hanno più voluto continuare.